Monsignor Coletti, quali sono le sensazioni tornando qui in questo palazzo vescovile, ma anche in città? Beh, devo dire che dimenticando qualche fatica e qualche sudore di conseguenza, è una gioia ritrovare un periodo della propria vita nel quale si è voluto bene e ci si è sentiti voluti bene, quindi si affollano nella mente e nel cuore tanti ricordi. Devo dire un ringraziamento non solo al Signore ma anche a tante delle persone che incontro in questi giorni, con i quali si è fatto un tratto di cammino insieme bello, positivo, con qualche fatica inevitabile nella vita, ma anche con delle gioie profonde e molto significative per l'esperienza cristiana che io per primo ho avuto la possibilità di vivere qui tra tante persone con le quali si è realizzato un pezzo del nostro cammino dietro al Signore. Quando tornerà? Non ci farà mica aspettare altri 10 anni? No, perché altri 10 anni il rischio è che si venga qui a fare un funerale, insomma. No, verrò avendo ritrovato la strada e sapendo che non creo problemi, non do fastidio a nessuno, verrò a lasciarmi godere, ma soprattutto a godere tante amicizie e come dicevo tanti rapporti positivi. E anche un po' di mare, dica la verità. E anche un po' di mare, qualche nuotatina non guasta.